Tu hai mai sentito parlare di Ezio Pascutti? No. Mai? Mai. E dello scudetto del 64 cosa sai? Niente. Perfetto. Tu sai chi era Pascutti? Niente. E se ti chiedo chi era Pascutti? Ho scritto una cosa su Pascutti. Uno che per noi è stato molto importante è Pascutti. Anche se non era di Bologna, dico per noi che amiamo il calcio. Pascutti è stato l'attimo di follia, il lampo di magnesio, la scossa 220, la proiezione del sogno, un'arte di vivere. Pascutti aveva un modo di fare gol che è quello che i bolognesi avrebbero voluto nella vita. Sbucando all'improvviso dal nulla, partendo da lontano, approfittando dell'attimo, inesorabili quando c'è da esserlo. E soprattutto colpire di testa o anche di piede col sorriso sulle labbra. Pascutti, quando segnava, riassumeva il concetto del fregare il prossimo. Specialmente quando colpiva di testa, sorrideva, controllate nelle foto. Poi aveva quell'aria che faceva incazzare. Era come se dopo aver colpito la palla facesse uno scorreggino con la bocca, tipo così. Anche se naturalmente non lo faceva, era l'intenzione. Era come se dicesse, tiè. Ezio Pascutti, te cosa ti viene in mente? Scudetto. Oh, vedi, no. Io mi ricordo solo la foto che c'ho in casa con Burnic piegato in giù e gol di testa nell'angolino all'Inter. Pascutti. Cosa sai? Cosa ti ha raccontato? Ma oggi è meglio che non ci penso. Però se dovessi pensare. No, vabbè, vai, so quello che è stato, quello che ha fatto per il Bologna. Cosa? Scudetto, 64. Io ero piccolo, però c'ero, molto piccolo. Quando stavo dietro la porta a fare le fotografie, c'era un calcio d'angolo per il Bologna, sentivo i portieri che dicevano «Occhio Pascutti! Dov'è Pascutti?» E lui era laggiù, oltre l'area di rigore, lontano, a volte mi sembrava a metà campo, distratto, guardava magari da un'altra parte. Dopo un attimo spioveva la palla del corner e lui era lì, che usciva da un buco nero dell'universo. Chi era Pascutti? Non lo so. Era un grande. Cioè perché? Perché faceva gol. Era pilatore d'area. In questo materializzarsi dal nulla di Ezio ci ho sempre visto qualcosa di soprannaturale, non scherzo. Credo che Pascutti fosse in più punti dell'universo contemporaneamente. Cos'è? Un angelo. Un angelo. Volava, faceva dei gol al volo. Ed era l'approfittatore, era sempre al limite dell'area dove nessuno pensava di darci il pallone, lui era sempre lì. Che faceva dei gol micidiali di testa. Ezio Pascutti, un grande del Bologna. Io ero piccolissimo, però me lo ricordo Ezio Pascutti. Avevo un autografo di Ezio Pascutti e ce l'ho ancora, incorniciato a casa. Vuole dire il gol che a noi manca da tanto tempo, soprattutto in questo campionato, ma Ezio era il gol. Ezio Pascutti. Sì. Cioè? È un giocatore che giocava nel Bologna quando ha vinto lo scudetto 50 anni fa. Ancora oggi, quando c'è un cross lungo che spiove in una zona morta del campo, c'è sempre uno in curvo in tribuna che dice «Oh, lì una volta c'era Pascutti». In quella zona del campo da allora non c'è stato più nessuno. Era un bel attaccante. Era un bel attaccante, sì. Pascutti penso che era unico. Grande est, certo. Se lo ricordo come, tutti i suoi gol di testa soprattutto. Degli attaccanti così non ne abbiamo più avuti. Non so se ha fatto la storia del Bologna, però ormai non c'è rimasto più niente di quei giocatori lì. Ma il fatto di essere estroso, personaggio molto generoso, come non se ne vedono forse più oggi. Allora, io non so quanti Pascutti in borghese ci siano oggi in giro per Bologna. Mi auguro molti, anche se purtroppo non mi è mai più capitato di vedere qualcuno che mentre fa gol nella vita sorride. Di solito si ride dopo, ma dopo è facile, dopo sono capaci tutti. È durante che è difficile, come è difficile fare uno scorreggino con la bocca senza farlo.